Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Canale 81 Lazio. Vediamo le ultime notizie a partire da quanto accaduto a Roma e dall'arresto di un uomo di origine marocchina, reo di aver violentato una donna in strada due notti fa. Si tratta di una donna di 42 anni che è stata soccorsa nella giornata di ieri, nella mattinata di ieri, in zona Porta Pia con tumefazioni al volto e alle braccia, e avrebbe raccontato di essere stata violentata un'ora prima nel sottopasso vicino. Ad arrestare l'uomo la polizia. La Questura di Roma invece ha vietato due cortei pro-Palestina in programma nella capitale il prossimo 5 ottobre. I provvedimenti di notifica sono arrivati nella giornata di ieri agli organizzatori delle due manifestazioni, che di conseguenza al momento non si svolgeranno in quel giorno. La morte del giornalista Andrea Purgatori fu una sequela di errori. A stabilirlo è la perizia medico-legale disposta dalla GIP del Tribunale di Roma nell'indagine avviata dalla Procura, dove si legge: i neuroradiologi indagati refertarono non correttamente l'esame di risonanza magnetica dell'8 maggio 2023 per imperizia e imprudenza e quelli del 6 e dell'8 luglio, per imperizia. Nel registro degli indagati sono iscritti per omicidio colposo il radiologo Gianfranco Gualdi, il suo assistente Claudio Di Biasi, la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo, entrambi appartenenti alla sua equip, e il cardiologo Guido Laudani. In una scuola media di Cebrano, in provincia di Frosinone, sono stati rubati 69 computer che erano arrivati da poche ore ed erano destinati alle aule dove si dovevano tenere i corsi di base di informatica. I ladri sono entrati forzando il portone d'ingresso principale e, dopo aver manomesso la telecamera di videosorveglianza, a scoprire il furto sono stati dipendenti dell'istituto all'apertura il giorno successivo. A Frosinone invece il sindaco Riccardo Mastrangeli ha deciso di assegnare 3 deleghe ad altrettanti consiglieri comunali che compongono l'assise del capoluogo ciociaro. Nello specifico, Sergio Crescenzi ha ricevuto le deleghe ai servizi civici, demografici ed elettorali. Le politiche giovanili invece sono andate a Mario Greco, mentre la delega alla protezione civile è andata a Corrado Renzi. Ognuno dei consiglieri porta con sé competenze, esperienza e passione, oltre a quei valori di dedizione e impegno da sempre profusi al servizio dei cittadini, ha dichiarato lo stesso Mastrangeli. Vediamo così il TG di Canale 81 Lazio, questa era l'ultima notizia. Vi ringraziamo per averci seguito e vediamo appuntamento ai prossimi notiziari dell'emittente.